benvenuti in questo video, dove vi spiegherò una cosa molto semplice, ma è una dritta fantastica secondo me, che è quella del fattore estetico, no? Del fatto che molti si puntano solo su fantasisti e trequartisti al fantacalcio. Perché questo? Perché vogliono fare, secondo me, no, l'album delle figurine, ok? Però il fantacalcio non è un album di figurine, cioè se tu vuoi fare l'album di figurina, lo compri e vende delle panini, però il fantacalcio è tutta un'altra cosa. Infatti serve, ok, i trequartisti, i fantasisti servono, non è che non servono, servono tantissimo, però bisogna avere una certa continuità nel fantacalcio, bisogna avere giocatori che giocano in maniera costante e bisogna avere un bel bilanciamento tra quelli che sono fantasisti, che possono regalarci dei bonus, ma anche calciatori che sono sempre regolari, costanti, che giocano sempre vari mediani o vari centrocampisti, che però ci puoi contare sempre. I fantasisti, come li conosciamo bene, no? Sono bravi a creare, sono bravi a inventare, escono in TV e si fanno sentire, no? Eccetera. Ma poi in campo sono quelli che ci deludono di più. Perché? Perché manca la continuità. Invece, se tu hai una squadra bella bilanciata tra quelli che sono fantasisti, che sono trequartisti, che ti possono regalare molti bonus, e anche giocatori che con una certa solidità, questo mix ti può regalare veramente tanti punti. E regalarti, è meglio avere un giocatore che ti fa 6,5, faccio questo esempio, 6,25 per 38 giornate, che avere uno che sì, fa dei gol fenomenali, fa dei assist bravissimi, cioè fantastici, che però gioca soltanto 15 partite, oppure si infortuna spesso. Quindi è meglio avere una squadra tra virgolette più bruttina, non di giocatori conosciuti o famosi. Poi bisogna pensare anche a un altro aspetto, che questi calciatori che costano che sono fantasisti, trequartisti, costano sempre di più, perché sono quelli più famosi, sono quelli che tutti credono che possono veramente regalare tanti bonus, e quindi costano di più. Perciò li devi prendere uno o due di questi, ma non tutti i centrocampo soltanto con questa tipologia di giocatore. Voglio dire, cioè, cerca di spendere meno, anzi puoi spendere sicuramente meno su giocatori, tra virgolette, più deboli, che o meno conosciuti, ma che sono costanti, per avere poi un bel gruzzoletto per spendere poi nel tuo fantasista top player. E poi bisogna pensare anche a un altro aspetto, che in molte leghe è anche vietato avere troppi trequartisti, cioè tu puoi schierare poi in campo soltanto uno, due, tre fantasisti, quindi è inutile averne cinque, cosa ti serve? Ne devi prendere tre buoni, massimo, e avere tutti gli altri che sono calciatori, diciamo, costanti, che ti possono aiutare per tutta la stagione. Prendi una squadra bilanciata, giocatori bilanciati al centrocampo, non fissarti sul fantasisti, anche perché poi puoi benissimo spendere poco su quelli, diciamo, più costanti, che sono sempre in campo e che ti possono sempre dare quei 6 con la sufficienza, e poi veramente buoni giocatori fantasisti 2 o 3, perché così dividi bene il budget del fantacalcio. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video e commenta qui sotto. Ciao, al prossimo video.